sé che è più viva, che è più significativa. Questo è un punto di partenza. E poi, se, e poi da lì cercare di avere illuminazione su cosa fare basandosi su quello che lo sente dentro di sé. Perché oggi il mondo cerca di strappare la nostra attenzione e portarla all'iPhone, alla televisione, al film, all'Nike, a quello che è, e invece di dedicarla a quello che abbiamo dentro di noi. Quindi questa attenzione alla nostra interiorità è il punto di partenza, perché parte da lì, la forza nostra parte da quello che abbiamo dentro, non quello che c'è fuori. E purtroppo oggi il mondo ci racconta tante storie e noi siamo attratti alle storie e ci dimentichiamo di chi siamo.